Grazie Presidente, e ci tenevo anche io a ringraziare l'assessore Frongia per il lavoro fatto in questi 5 anni, ma anche nei 3 anni precedenti come consigliere e membro della Commissione Sport, e dare il benvenuto alla neo assessora Veronica Tasciotti, con cui appunto già abbiamo avuto modo di iniziare a lavorare insieme. È vero che manca poco al termine di questa consigliatura, tra l'altro siamo al 25 maggio, quindi se non ci fosse stato ciò che sappiamo bene che ha coinvolto non solo Roma, non solo l'Italia, ma tutto il mondo, una pandemia mondiale, a questo punto la consigliatura si sarebbe già conclusa, quindi stiamo andando avanti e ci stiamo sacrificando perché evidentemente le elezioni si sono rinviate per motivi indipendenti dalla volontà dell'attuale maggioranza. Ciononostante, appunto, abbiamo ancora dei mesi a disposizione per lavorare e per dare continuità alle azioni che abbiamo impostato, tra l'altro molte delle quali sono condivise. Quindi io vorrei, invece, spero veramente che tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale vogliano cogliere l'occasione di questo momento particolare dove effettivamente gli atti da portare avanti devono necessariamente essere condivisi, in quanto la maggioranza non ha i numeri sufficienti per approvare le proposte che non sono condivise. E visto che appunto per quanto riguarda lo sport, tra l'altro stiamo parlando e ritorno all'argomento di cui stiamo discutendo, il lavoro che aspetta l'assessore che è appena stata incaricata, abbiamo dei punti di vista che mi sembra siano molto spesso comuni, quindi la necessità di dare sostegno a un settore che è stato colpito più di altri dalle difficoltà che hanno coinvolto poi altre categorie, ma appunto come è stato detto, molte piscine, lo sappiamo, dal 1° luglio non riapriranno, ma non perché l'amministrazione Raggi non è stata sufficientemente in grado di aiutare i gestori con delle 40 e passa piscine comunali, ma perché è un problema che sta coinvolgendo tutti i gestori di tutte le piscine del mondo, e a noi purtroppo l'estate è un periodo durante il quale le piscine chiudono, quindi è evidente che dal 1° luglio non potranno riaprire e dovremmo, secondo me, quindi mettere da parte ecco, la campagna elettorale ci sarà, certo, sarà animata, però direi che non sarebbe un peccato, come dire, mettere gli interessi di partito davanti a quelli dei cittadini. È un momento difficile, quindi io direi approfittiamo di questo momento per dare gli aiuti necessari che possiamo dare come ente locale a tante categorie che le stanno aspettando, che ce le chiedono, a tutti, indipendentemente che noi siamo 5 Stelle, destra, sinistra. È possibile farlo e ecco, da questo punto di vista auguro, ma sono certo, anzi non è un augurio, è una certezza, la nuova assessora sarà in grado di dare il giusto slancio, come dire, agli atti amministrativi che effettivamente devono mettere in pratica quelli che sono gli indirizzi che abbiamo espresso in questi 5 anni e che sono chiari. E quindi in questo momento, ecco, è necessario riuscire, ecco, l'articolo 22 fa parte del regolamento del 2018 che abbiamo approvato in Assemblea Capitolina, quindi un indirizzo politico che tutti, sono contento che siano stati nominati, ecco, da forze politiche di opposizione, perché effettivamente riteniamo che sia uno strumento utile indipendentemente dall'appartenenza politica di ognuno di noi. E quindi ecco, lavoriamo su questi aspetti e Campotestaccio, Stadio Flaminio, ci sono una serie di progetti molto importanti per lo sport cittadino, per la città, che spero, ecco, in questi mesi possano finalmente vedersi concretizzare. E poi, ecco, chi verrà, che sarà nuovamente Virginia Raggi o qualsiasi altro, sicuramente ne beneficerà. Quindi, insomma, per la città, per tutti noi, auguro buon lavoro a Veronica Tasciotti. Grazie.